L'uomo misterioso desidera parlarle nella sala briefing, comandante. Il profilo psicologico di Mordin segnala un comportamento iperattivo, ma è come un criceto sotto caffeina. Sarà un membro molto produttivo per la squadra. Ad ogni modo, come va? C'è qualcosa che dovrei sapere? Ha dei messaggi non letti nel suo terminale privato. Garrus ha ricevuto un messaggio che l'ha fatto infuriare. Forse potrebbe parlargli, giù alla batteria primaria. Tali ha ricevuto un messaggio e sembra piuttosto sconvolta. Forse potrebbe parlarle, giù al ponte macchine. Grant sembra molto ansioso e va avanti e indietro nella stiva. Dovrebbe parlargli. C'è altro, comandante? È tutto. Sarò qui se le occorre qualcosa. Allora, comandante, anche le tue Asari sono assassine addestrate? Le hai ordinate dallo stesso negozio o cosa? Qui va tutto bene, presumo. Per il momento. Ho quasi consumato il tasto muto, ma credo di essermi fatto capire. Per ora è tutto. Ci vediamo, comandante. Cos'è quest'area della nave? La gente parla, io sento tutto. Gli Arazzoni hanno una grande reputazione. In passato ho anche avuto a che fare con la sua gente. Gabby e Ken sarebbero una coppia perfetta, però dubito che se ne renderanno mai conto. Quel quadro ha un significato speciale per me. Un collezionista mi deve andare a comprarlo, ma una volta su tutto non lo fai. Ho appena ricevuto un messaggio da mia moglie. Ho ascoltato più e più volte le risatine di mia figlia. È troppo dolce. Quando questa missione sarà conclusa, le darò l'abbraccio che ha ricevuto. Shepard. Quali sono le tue impressioni su Miranda e Jacob? Jacob è un giovane coscienzioso. È destinato a diventare un grande uomo, se riuscirà a non farsi travolgere dagli eventi. Miranda è senza dubbio molto tenace. Rispetto la sua forza e la sua determinazione.
Porta sulle spalle molti fardelli e non li condivide con nessuno, proprio come dovrebbe essere. Come credi che stia procedendo la nostra missione? Potenziare le nostre forze è una buona strategia, ma il momento dell'attacco è ormai prossimo. Secondo te, come dovremmo utilizzare le risorse che abbiamo raccolto? Credo che potrei usarne una parte per aumentare le nostre riserve di carburante e ampliare le nostre esplorazioni. Vuoi conoscere i materiali necessari? Mostrami cosa servirebbe. Come stai? Ho trascorso in solitudine gran parte degli ultimi 400 anni. È bello avere una persona con cui parlare. Potrei essere un po' arrugginita, però. Se sei paziente, mi piacerebbe parlare con te. Quanto sai riguardo alla nostra missione? So che ho giurato di seguirti e che tu vuoi distruggere i collettori. Non mi serve sapere altro. Non vorresti sapere perché i collettori devono essere fermati? Quando vivi secondo un codice estremamente rigoroso come il mio, impari a conoscere i pericoli della curiosità. Se devo uccidere un uomo per i crimini che ha compiuto, devo per forza sapere che è un buon padre di famiglia? Vorrei che mi parlassi del criminale che stavi inseguendo su Nos Astra. Spero tu capisca se non voglio discuterne. Sono vincolata dal mio codice e dai miei principi. È personale, per così dire. Devo sapere se avrà una ricaduta sulla missione. Certo che no. Cosa pensi di Cerberus? Ho sentito delle voci, ma ho imparato da tempo a fidarmi solo delle mie impressioni. Le opinioni altrui lasciano troppo spazio all'interpretazione. Perché eri disposta a lavorare per Cerberus pur non avendone una conoscenza diretta? Io lavoro per te, Shepard. I nostri metodi possono essere diversi, ma l'obiettivo è lo stesso. Ora ho da fare. È stato un piacere, comandante. Shepard, sono contento che tu sia qui. Ho un problema, potrei aver bisogno del tuo aiuto. Ricordi Sidonis, quello che ha tradito la mia squadra? Ho trovato una pista. C'è uno specialista sulla cittadella, si chiama Oblio. È esperto nel far sparire la gente. Sidonis è stato visto in sua compagnia. Cosa intendi fare quando lo troverai? Voi umani avete un detto. Occhio per occhio, una vita per una vita. Mi devi 10 vite e ho intenzione di riscuoterle. Sei sicuro di volerlo davvero fare? Sono sicuro. Non sei tenuto ad essere d'accordo, ma vorrei il tuo aiuto. Cos'è successo? Come ha fatto Sidonis a tradire la tua squadra? Ha avvertito i mercenari. Ha detto loro dove si trovava la nostra base. Mi ha depistato con un falso lavoro e ha lasciato che i mercenari colpissero la squadra. I miei uomini non erano preparati. Hanno provato a respingerli. Quando sono tornato, restavano soltanto 2 superstiti. Non sono durati molto. Sono morti tutti a 10. Per colpa sua. Dove troviamo questo Oblio? Ho organizzato un incontro. Lo troveremo in un magazzino nei pressi del mercato Neon, nell'agglomerato Zakera. Grazie, Shepard. Apprezzo che tu abbia trovato il tempo per aiutarmi. Chambers ha detto che stai facendo a pezzi la sala. Qualcosa non va? Qualcosa non va, Shepard. Mi sento strano, ansioso. Voglio uccidere qualcosa con le mie mani.
anche più del solito, come se non fosse una mia scelta, come se lo volessi... non so. Vedi? Perché l'hai fatto? Cosa c'è che non va? O'Kir non ti ha fornito alcun imprinting per aiutarti a superarlo? Vedo immagini di antiche battaglie, sento voci di signori della guerra, ma questo è un ribollire del sangue. Io voglio il controllo. Quando siamo in movimento, in combattimento, mi concentro. Ma qui il mio sangue ribolle, le mie placche prudono e tutto è un rumore indistinto. Sono nato in una vasca. Che succede? Ida, nei tuoi file c'è qualcosa su una malattia Krogan con questi sintomi? Cerberus ha in archivio diverse autopsie, ma niente su un Krogan vivente in questa età e situazione. I Krogan sono riluttanti a condividere le loro conoscenze mediche. La mia specie è stata sconfitta da medici e laboratori. Non lasceranno mai che simili conoscenze lascino il pianeta natale, Tuchanka. Joker potrà portarci sul pianeta dei Krogan. Ho bisogno che tutti siano al meglio. Grazie, Shepard. Non mi piace. La furia è una mia scelta, non una malattia. Shepard, stavo giusto diventando nostalgico. Chiunque tu sia, con una pistola alla testa è molto probabile che farai ciò che vuole l'altro. A quel punto, solo due categorie non battono ciglio. Gli assassini addestrati e gli psicopatici. Molti non riescono a vedere la differenza. Stavo seguendo un pivello durante l'infiltrazione in una base di Eclipse su Titus. Bravo ragazzo, ma davvero incapace con il fucile. Nella navetta, durante la discesa, vomitò nel casco. Avevamo incontrato un po' di turbolenza e con tutto quello schifo in giro pensò di essere stato colpito alla testa. È tornato all'Alleanza. Ho sentito dire che ora è governatore. Ti lascio andare. Parleremo più tardi, Shepard. Devo raggiungere Praja, Shepard. Subito. Ci penserò su. Nel frattempo devo andare. Già. Kenneth, com'è messo il bilanciamento di potenza dopo i nuovi scudi? Non male. Grazie ai sottosistemi di condensazione integrati. Shepard, sono felice di vederti. Forse tu puoi aiutarmi. Ho appena ricevuto un messaggio dalla flotta migrante. L'ammiragliato mi accusa di tradimento. Ho paura, Shepard. Chi ti conosce sa bene che non tradiresti mai la tua gente, Tali. Non lo so. Di solito non formulano queste accuse senza avere delle prove concrete. Però ti ringrazio. Apprezzo la tua fiducia in me, Shepard. Credi ti abbiano accusata perché lavori con Cerberus? Io non lavoro con Cerberus. Sto lavorando con te. E sono stata autorizzata a prestare nuovamente servizio sulla Normandy. Non so proprio di cosa mi stiano accusando. Se avessi tradito la flotta me lo ricorderei di sicuro. Cosa succede quando un Quarian viene accusato di tradimento? Si tiene un processo con i membri dell'ammiragliato che fanno da giudici. Mio padre fa parte dell'ammiragliato, quindi non potrei emettere un giudizio. Mi chiedo cosa stia pensando in questo momento. Il tradimento viene punito con l'esilio. In caso di condanna, non potrò tornare mai più. Quindi non sai perché ti stanno accusando? No. Di solito i dettagli di questo tipo di accuse non vengono discussi sui canali aperti. Potrò saperne di più solo dopo aver raggiunto la flottiglia. Cosa succede in caso di condanna? C'è l'esilio, come ti ho detto. I dettagli sono decisi dai giudici. Se viene stabilito che l'imputato ha agito in buona fede, questi può ricevere una piccola nave e qualche rifornimento. Ma questo non ha importanza. In ogni caso non potrei mai più rimettere piede nella flotta migrante. Quindi niente prigione e niente pena di morte? La detenzione a lungo termine consumerebbe troppe risorse. I lavori forzati sono molto più efficaci. E non abbiamo abbastanza personale per organizzare le esecuzioni.
Gli esiliati possono comunque avere figli, che in seguito potranno tornare liberamente nella flotta. Succede spesso che un membro della flotta venga accusato di tradimento? È molto raro. La questione deve riguardare l'intera flottiglia, non una singola nave. L'ultimo caso è stato quello di Anora Vania Vassselani, un ingegnere che aveva consegnato i piani difensivi della flotta ai Batarian. Lei però aveva buone intenzioni. I Batarian erano stati pagati per migliorare i nostri sistemi, ma avevano passato i piani a una banda di pirati. È stata condannata? No, ha lanciato un attacco suicida contro i pirati, distruggendoli prima che potessero attaccare la flotta. Poi ha ricevuto un perdono ufficiale, postumo. Spero di non dover fare lo stesso per provare la mia innocenza. Come funziona il processo? Dobbiamo presentarci al più presto? Mi daranno un po' di tempo per raggiungere la flotta e venire a difendermi. Se non mi farò viva, mi processeranno in contumacia. Per quanto riguarda il processo vero e proprio, è meno formale di quelli terrestri o di quelli tenuti sulla cittadella. Noi siamo una famiglia, quindi è una specie di riunione tutt'altro che cordiale. Bene, raggiungiamo la flottiglia. Volevo chiedere un passaggio a un'altra nave. Non credevo che avresti trovato il tempo di aiutarmi. Grazie, Shepard. Inserirò l'attuale posizione della flottiglia nel computer della Normandy. Troveremo gli ammiragli ad aspettarci.